Buonasera a tutti gli spettatori di Le Fonti TV. Riprendono gli appuntamenti con Le Fonti Awards, speciali dedicati al riconoscimento e alla proclamazione delle eccellenze. Tra gli studi legali e professionali che si sono distinti nel panorama attuale, oggi andremo a celebrare una realtà davvero interessante. Ma adesso andiamo alla premiazione. Categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto societario. Il premio è Avvocato dell'anno boutique di eccellenza operazioni straordinarie. Ma andiamo a leggere la motivazione. Per essere un avvocato competente, intraprendente e di grande esperienza, per apportare costantemente valore ai propri clienti e per la proposta di soluzioni sofisticate e mirate. Il premio va a Daniele Ferretti di Ferretti Firm. E noi abbiamo in collegamento proprio l'avvocato Ferretti, a cui naturalmente do il benvenuto. Buonasera, avvocato. Buonasera a voi, grazie. Grazie a lei per la sua partecipazione e naturalmente complimenti per questa vittoria. Come per tutti i premiati, chiedo un commento a caldo. Che cosa rappresenta per voi, insomma, questo riconoscimento così importante? Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento che ovviamente condivido con il mio team, con il quale ogni giorno aiutiamo le nostre imprese a rendere più competitive la loro performance all'estero e a risolvendo problemi e accrescendo la loro, i loro profitti, i loro guadagni all'estero. Il riconoscimento è importante in quanto costituisce un momento di valorizzazione, diciamo così, dell'attività che abbiamo svolto in questi anni, che si caratterizza per alcuni elementi distintivi che ci rendono uno studio un po' unico nella categoria a cui apparteniamo. Quindi magari potrei parlare di questi aspetti approfondendo e descrivendo un pochino in più dettaglio che cos'è che ci distingue, cos'è che ci caratterizza nella nostra operatività quotidiana. Sì, prego, perché ci riferiamo proprio anche alla motivazione. C'è scritto che voi proponete soluzioni sofisticate e mirate. Esattamente, ecco, quali sono i vostri punti di forza? Certo, i nostri elementi distintivi sono essenzialmente tre. Ovviamente potrei parlare anche di quelli che sono gli elementi caratteristici, che sono la conoscenza del diritto internazionale e del diritto straniero molto molto ampia ed elevata, la presenza di un network di colleghi che sono stati selezionati con punteggi specifici in base alla loro efficienza, alla tempistica nelle risposte, anche al costo che possono avere per le nostre imprese, nonché ai vari fondi con i quali di private equity e venture capital con i quali mettiamo in contatto i nostri clienti. Però preferisco soffermarmi su quelli che sono proprio gli elementi caratterizzanti e distintivi della nostra attività, che sono essenzialmente tre. Innanzitutto il fatto di applicare il diritto straniero a preferenza del diritto italiano, ogni qualvolta questo ovviamente offra un vantaggio, offra una strategia, un rimedio più efficace in operazioni cross border. Questo è estremamente importante perché il diritto italiano non offre, a mio avviso, soprattutto in transazioni di carattere internazionale, rimedi efficaci, in particolar modo in ambito extraeuropeo. Ecco, noi andiamo ad attingere a quelli che sono rimedi contemplati da ordinamenti stranieri, li mettiamo a disposizione delle nostre imprese. Questo sia laddove l'ordinamento, la giurisdizione di riferimento, di destinazione li offra, oppure in alcuni casi anche laddove non vi sia nessun tipo di contatto tra la fattispecie che gestiamo e la giurisdizione straniera. Ad esempio alcune giurisdizioni statunitensi, e io sono abilitato anche a New York, quindi riesco anche a cogliere questa opportunità, offrono la possibilità di applicare il loro diritto a fattispecie che non presentano alcun elemento di contatto con la giurisdizione di riferimento. Quindi ovviamente poter avvalersi di rimedi di common law in operazioni cross border ovviamente mi offre la possibilità spesso di configurare in termini extracontrattuali una responsabilità puramente contrattuale, quindi torts,
anziché in contracts, oppure di ottenere risarcimenti molto più elevati, oppure di andare a configurare diversamente un'obbligazione contrattuale, quindi avvalermi di tutela, di rimedi di tutela molto più efficaci. Questo è un primo ambito di intervento. Un altro elemento distintivo è il fatto che noi operiamo principalmente outbound, quindi assistiamo le imprese nazionali verso l'estero. Le operazioni sono prevalenti verso l'estero rispetto a quelle di diritto domestico che seguiamo, o inbound, ovvero operazioni di clienti stranieri che si rivolgono a noi per concludere dei deal in Italia. Questo ovviamente aumenta la nostra consapevolezza e conoscenza del diritto straniero, perché ormai sono più di 15 anni che io mi occupo quotidianamente di questo tipo di operazioni, quindi riusciamo a rispondere a quelle che sono le esigenze e le istanze dei nostri clienti in modo rapido, efficace e competente. E il terzo elemento distintivo è proprio mutuato dalla mia esperienza statunitense di studi e professionale, è dato dal fatto di riuscire ad applicare tecniche e metodologie proprie dell'ordinamento statunitense, che sappiamo essere da un punto di vista giuridico il più evoluto e il più sofisticato, a vantaggio dei nostri clienti. Questo da un punto di vista di analisi della fattispecie, di strategie, di strutture degli atti, di tecniche normative, di tecniche negoziali e anche di terminologia giuridica utilizzata, che spesso è richiamata e utilizzata in modo improprio anche nei nostri contratti. Un esempio per tutti, il director negli Stati Uniti non è l'amministratore per come lo intendiamo noi, è una figura diversa. Ecco, noi muovendo da queste basi riusciamo a rendere le nostre imprese nazionali che assistiamo su base su tutta la penisola, perché abbiamo clienti dal Friuli al Piemonte fino al Sud Italia, li assistiamo e li rendiamo più competitivi. Quindi un occhio insomma a livello nazionale e soprattutto internazionale. Ovviamente una domanda d'obbligo, perché veniamo da un periodo molto difficile, insomma non ne siamo ancora usciti completamente, quello della pandemia. Questo come ha influito sulle vostre strategie? Ovviamente abbiamo sentito gli effetti negativi della pandemia, in quanto l'operatività verso l'estero si è frenata, in alcuni casi si è del tutto arrestata, stante la necessità di dover fare fronte alle contingenze quotidiane, la necessità di creare protocolli aziendali, quindi di gestire le urgenze. Ovviamente poi l'estero rappresenta per tutte le nostre imprese spesso l'unico sbocco per poter proliferare, per poter crescere, e quindi gioco forza il business, l'attività è rientrata, e devo dire che negli ultimi mesi si è consolidata molto, quindi siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti negli ultimi anni, durante i quali abbiamo acquisito numerosi clienti nonostante appunto gli effetti della pandemia, e prevediamo una crescita notevole anche negli anni a venire. Ecco, a proposito di futuro e di anni a venire, una promessa insomma da parte vostra: se doveste essere riselezionati l'anno prossimo, naturalmente tornerete qui con noi alle Fonti Awards. Mi auguro di sì, ne sarei ben lieto, ma soprattutto l'obiettivo è quello di aumentare la base di aziende che riusciamo a rendere più competitive nella sfida dei mercati globali, perché questo effettivamente è. Soltanto coloro che riescono a valersi di tecniche, strategie, stratagemmi ovviamente legali, ma sofisticati, che oppure di norme che gli altri non conoscono, riescono a prevalere in questa sfida globale. Le faccio un esempio su una fattispecie che abbiamo gestito lo scorso anno e che ha visto il nostro cliente scontrarsi contro una delle principali banche statunitensi, che non voleva consentire l'accesso al cosiddetto PPP loan, che è un finanziamento che veniva appunto concesso dallo Stato americano a società che avevano subito perdite a causa della pandemia. La domanda che era stata fatta in proprio dal cliente era stata rigettata, perché la banca riteneva che, stante la nazionalità italiana del socio della corporation statunitense, non fosse possibile accedere a questo finanziamento. Beh, noi abbiamo supportato l'azienda individuando una norma di un trattato di amicizia del 1951 tra Italia e Stati Uniti, che ci ha dato la leva
per poter poi ottenere una revisione della posizione da parte della banca. Norma del 1951 che ha colto di sorpresa i legali della controparte, che in pochissimi conoscono, ma che noi abbiamo invocato e applicato fruttuosamente a tutela degli interessi del nostro cliente. Benissimo, allora io la ringrazio ancora naturalmente, ringraziamo e salutiamo l'avvocato Daniele Ferretti di Ferretti Firm e complimenti ancora per questa bella vittoria alle Fonti Awards. Grazie davvero a tutti voi. E si conclude dunque così questo appuntamento speciale con le Fonti Awards. Io naturalmente vi invito a restare sulle Fonti TV. Alla prossima puntata.